Adesso li conti, ci sono tutti? Sì, c'è già Stefano adesso. Ti sta contando il collega, Stefano? Sì. Facciamo, effettuiamo il controllo dei passeggeri, così evitiamo di lasciare qualcuno in autogrill e ripartiamo. Dalla Puglia alla Lombardia in pullman, comodamente in pullman, c'è stato il cambio della guardia da Stefano a Giulio e la nostra direzione è Milano e voi ci siete. Conosciamo il Tom Cruise dei poveri, dicono, dei i cattivi dicono il Tom Cruise dei poveri. Perché ti chiamano il Tom Cruise dei poveri? Boh, non lo so, è un nomignolo che mi ha dato il lavaggista dell'azienda, Silletti, Domenico. Secondo me la tua fidanzata è un pochettino gelosa. Un pochettino, dai. Un tantino gelosa. Poco, qualche basta. Da quanto tempo siete fidanzati? 8 anni. 8 anni. Con, lei si chiama? Aida. Aida. 8 anni, dove l'hai conosciuta Aida? Una sera a Capodanno, diciamo, a una festa di Capodanno. Ti è piaciuta subito? Un colpo di fulmine, sì. Un colpo di fulmine, anche tu sei stato fulminato sulla via di Damasco come Stefano. Sì, sì. Senti, arriveremo a Milano fra quanto tempo? Torno alle 19:30. 19:30, arriviamo comodamente a Milano, il tempo è bellissimo. Non vedo l'ora di prendere un caffè. Chi lo dice? Stefano, perché proprio a quest'ora il caffè ci vuole? Ci vuole a pennello. Perché poi tocca a me, puoi guidare, quindi ancora meglio. No, ancora meglio. Noi siamo nei pressi di Cesena e a Forlì prenderemo il caffè? Sì, ora di servizio Bevani. Che ora è? Lo chiediamo. Verso le 4:05, massimo 10 arriviamo. 4:05, massimo 10. È perfetto. Vi volevo ricordare che questo fanciullo ha deciso di sposarsi. Pensaci, purtroppo. Pensaci, pensaci. Hai anche il cane da mantenere, pensaci. Allegra, 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 allegra. Ci andiamo a fare un ottimo caffè, pronti per arrivare alle 19:30 a Milano. Precisi, in punto. Cosa prendete? Un caffè. Un caffè, lei? Sì, un caffè. Caffè che lei? Stanche? No. Capito cosa ha detto? Cosa ha detto? Cosa ha detto? Che fino a Milano, confermi Giancarlo, sì. Ha detto che fino a Milano ci ripensa, forse per il matrimonio si intende, tanto no? Ci sono le prove. Ci sono testimoni.